Io ho detto ed è accaduto, la Juve non è imbattibile. E chi mi viene a dire che stasera ha giocato la Juve B o non ha visto la partita o non sa chi è sceso in campo? No, la Juve B ha giocato, ha pareggiato, mi sa. No, la Juve B ha vinto. Ha vinto. A Olbia 1-0. A Olbia 1-0, ma in extremis? Ma forse in extremis no. Ha vinto. Ha vinto durante. Ha vinto, non perché ero rimasto sullo 0-0. Juventus B ha vinto! Forza Zironelli! Sì, ma non era quello il discorso. Era una battuta, direttore Padoan. Pensavo. No, siccome lunedì sera sono stato tacciato. Ma la Juve è imbattibile! Ma la Juve ha due squadre! Ma la Juve qui! Ma la Juve lì! La Juve ha perso con la Young Boys che aveva fatto un punto finora. Anche il PSV. Ne aveva fatto uno, certo. Ha perso con lo Young Boys. Spalletti ha perso e aveva bisogno di vincere la partita. Allegri ha perso e non voleva assolutamente perdere la partita. Ha rischiato perfino Paolo Dybala. La Juve non è imbattibile. Il campionato non è morto. Il campionato non è morto, Gianluigi Longheri. Allora, aggiornamenti live sempre che arrivano dalla Svizzera, oppure posso iniziare la discussione legata alla Juventus? Ma io, visto che hai parlato della discussione del processo Spalletti, ti invito a guardare il profilo di Steven Zhang su Instagram, che ha pubblicato una foto 6 giorni fa e che è stato preso d'assalto dai tifosi dell'Inter, che continuano a scrivergli in continuazione: Spalletti out, Spalletti out, Spalletti out, Spalletti a casa, vogliamo Antonio Conte, Spalletti out, guardate quanti sono veramente tantissimi. È un po' il mood che in questo periodo sta contraddistinguendo il discorso in casa nerazzurra. C'è una rivolta social da parte dei tifosi dell'Inter nei confronti del tecnico Luciano Spalletti. Allora, siccome il tema Inter e il tema Spalletti è molto molto importante, c'è il servizio di Valentina Ballarini, tra poco lo approfondiremo. Padovan. Ma io sono stato duro con Spalletti ieri e... Anche il Real che cade in casa col CSKA e non me ne sì. Pento. Però non mi aspettavo questo delirio social come prima ci ha illustrato Longheri. C'è l'estratto Gianluigi. E credo che sia il momento più difficile, anzi, è sicuramente il momento più difficile di Spalletti all'Inter. In sei giorni sono stati cancellati i due obiettivi possibili, perché il meno 14 dalla Juventus, quello no, non è recuperabile, è stata cancellata la possibilità di andare avanti in Champions, che voleva dire anche un vantaggio economico. La squadra è anonima in questo momento, non ha idee, è molle, è friabile dal punto di vista nervoso, non esiste. I suoi cambi, francamente, sì, lasciano sinceramente perplessi. Anch'io sono d'accordo con Franco Colomba, sia in un caso di Francesco, sia nell'altro, e cioè Luciano Spalletti, stiamo parlando di allenatori di valore, ma non discuterli non sarebbe onesto. Andiamo a vedere proprio il servizio firmato dalla nostra Valentina Ballarini a proposito di Luciano Spalletti. Poi una curiosità sempre sulla Juventus, perché in Champions nelle ultime partite i bianconeri hanno arrancato, almeno in Europa stanno facendo fatica, mentre in Italia i bianconeri viaggiano spediti. Servizio di preciso Valentina. Ronaldo peggiore in campo, 4 gol mangiati, 4, non 1, 4. Ronaldo il peggiore in campo. Dov'è? Migliore, peggiore, peggiore Ronaldo. 4 gol mangiati. Migliore? Per me Dybala, per quando è entrato, per quello che ha fatto. Spalletti out! Spalletti out. Valentina Ballarini, vediamo. È quella dissolvenza che fa paura. Da segnalare che Conte è passato nel giro di 2 mesi dal Milan all'Inter. Sì, è passato anche un po' per Roma, per Madrid. Passa un po' dappertutto, però dal Milan all'Inter vuol dire che al Milan, tutto sommato, stanno facendo anche forse di più di però questa che... immagine mi incuta un po' di timore, Pasquale Gallo. Poi la Ballarini nel servizio e nel montaggio, come sempre, perfetta, straordinaria, però Spalletti con quella faccia, Conte che lo guarda lì in dissolvenza, anche nel capello. Cosa? Anche nel capello, sì, nella chioma. Sì, no, proprio un'immagine che mi inquieta. Adesso io tra poco vado a dormire, mancano circa 50 minuti alla fine della trasmissione, poi devo riposare. Quell'immagine, sinceramente, me la piazzi qui rapita, per favore, così andiamo avanti tutta la serata con questa foto. Ricordo che anche Conte
Vedi, Conte non si vede benissimo. Ricordo che anche Conte, in un girone meno duro di quello dell'Inter, col Galatasaray. Cosa stai facendo? Sì, sì. Me lo ricordo, quella partita recuperata, prima rinviata per pioggia. Esatto, rinviata per grandine nere, quello che è, uscì ai gironi. Quindi non è esattamente l'uomo più indicato per andare avanti in Champions League o in Europa League. Poi perse la possibilità di giocare la finale a Torino in semifinale. Ma potrebbe essere l'uomo della rifondazione interista? Se di rifondazione si può parlare? Non lo so, sai, gli assenti, quelli che non ci sono sono sempre i più bravi nel momento in cui vengono invocati. E dopo bisogna vedere, l'ambiente Inter mi pare che abbia bruciato tante risorse dal punto di vista della panchina. Oggi prevale la pancia del tifoso, e la pancia del tifoso dice via Spalletti. Però non puoi pareggiare in casa con il PSV quando ti bastava vincere contro l'ultima in classifica ad un punto nella partita più importante dell'anno. No, ma non puoi pensare neanche di cambiare allenatore. Sì, no, quello no, però per l'anno prossimo comunque bisogna iniziare a ragionare. Franco, Colomba. Io trovo che l'Inter, così paragonata alle altre pretendenti, Scudetto e compagnia, manchi di un giocatore essenziale in una squadra di calcio che vuole vincere, che è un regista vero, un giocatore che abbia l'inventiva, che abbia la qualità, che abbia le verticalizzazioni che a questa squadra mancano, secondo me, perché si punta molto sugli esterni, su Politano. Ecco, Politano ad esempio è una piacevole, se si può chiamare, sorpresa, perché è un italiano, perché è un giocatore di qualità che sta mostrando delle grandi qualità. Però la continuità nel gioco di una squadra ce l'hai quando hai in cabina di regia un giocatore capace di prendere per mano una squadra e portarla avanti. La Juve ce l'ha, il Napoli stesso anche ha perso Jorginho, però ha trovato un altro assetto. Le squadre che lottano per il vertice hanno tutti giocatori importanti in quel ruolo. E si vede la Roma che manca di De Rossi, che problemi che ha. Nonostante De Rossi abbia un'età ormai avanzata, però è pur sempre un punto di riferimento, un uomo che ti dà la possibilità di prendere per mano gli altri e guidarli, perché sono squadre composte anche da giovani, da giocatori stranieri che non parlano la lingua e compagnia. Quindi il giocatore principe che manca all'Inter è un giocatore del genere. Allora può prendere in mano una partita, se no non la prende con nessuno. Pasquale Gallo. Io finora in 10 minuti abbiamo messo tanta carne a cuocere, dal mercato degli inglesi, degli europei, dell'Italia exit, perché in effetti è un'Italia exit sportiva, no? È uscita dall'Europa per il mercato, è giusto? No, perfetta. Può essere una definizione? Perfetta. Allora, tranne Papillon è perfetto. Siamo passati da quello all'imbattibilità o meno della Juventus fino all'Inter, che non riesce ad avere un regista vero in mezzo al campo. Sì. E io non saprei da dove iniziare, anche se io ho delle mie idee che dico e con molta chiarezza. Per il mercato, da una parte tu hai ragione, io ricapitolo perché poi le dico tutte insieme le cose. Vai. Per il mercato sono d'accordo con te che non possiamo essere dispari rispetto agli altri paesi europei o del mondo, della FIFA lo posso capire, ma dell'UEFA no. Però io un mercato aperto 24 mesi all'anno con un giocatore che storce la bocca alla sostituzione, se non gioca una partita, due partite, ci sono tutti i giornali del mondo che parlano di cambiamenti, di rivoluzionamenti. Io penso una cosa, io credo, per venire poi al secondo tema dell'imbattibilità della Juve, c'è un assoluto e un relativo nella vita. Relativamente al campionato italiano, dove i capocannonieri, con tutto il rispetto, a parte Ronaldo, si chiamano Piatek, poi mi spiegherà qualcuno, io l'accetterò la spiegazione, perché dicono tutti Piontek. Perché ce l'ha detto pubblicamente Boniek, che si dice così. E io va bene, adesso l'accetto anche per la velocità della trasmissione. No, vabbè, Piatek, io dico Piatek, poi parlerò con Boni e che me lo faccio spiegare. Andiamo avanti, questo Piatek Immobile, Icardi, sono tutti capocannonieri in Italia, no? Sì. E perché il campionato, rileva una cosa, la Juve quando non c'è Chiellini prende gol. Sì, giusto. E allora già perde l'imbattibilità.
perché Chiellini non può fare 56 partite. Ecco perché Allegri intelligentemente, sì, pur rischiando, stasera non lo ha fatto giocare perché c'ha il derby, altrimenti ci vorrebbe un altro, ma ne... non voglio fare nomi. Aspetta un attimo, ti faccio vedere anche, vai, finisci, poi ti faccio vedere anche una grafica dove c'è un giocatore in Italia, è quello che stavo dicendo alla regia, c'è un giocatore in Italia che segna più di Messi e Cristiano Ronaldo. C'è un giocatore in Italia? Che segna più di Messi e Cristiano Ronaldo. Non ho capito chi è che segna più. È questo straniero, Piątek. C'è un giocatore che sta facendo benissimo, che è un po' un paradosso, che adesso la nostra regia vi piazza, perché è l'attaccante del Brescia, Donnarumma. Donnarumma che ha fatto 3 gol a Salerno, perché ce ne sei ricordato forse? No, semplicemente che ha fatto stava ottenendo del numero importante. Ma a parte la battuta, Donnarumma, ma anche lo stesso Caputo che fa 8 gol fino adesso in Serie A. Ma questa è una responsabilità delle difese italiane. Noi abbiamo perso la nostra identità per andare appresso alle rivoluzioni dei grandi Soloni e delle grandi pensieri filosofici. Noi non abbiamo i grandi. Allora abbiamo, per esempio, la Juventus giocano molte volte in difesa a terzini giocatori che sono attaccanti, che devono imparare a fare i terzini. Ma io mi aspetto, quello che io mi aspetto, non tanto di fede, ma proprio come calciofilo, io mi aspetto che qualcuno si riprenda da un infortunio importante. Cioè che noi, quando ci presenteremo all'Europa, dove si vedrà se c'è l'imbattibilità o meno, perché un'imbattibilità in Italia ci può anche essere, ma non è assoluta, perché se io so che non gioca Chiellino, vado a vedere la partita, abbiamo perso anche col Manchester City, e dove abbiamo preso il gol? Sul secondo palo. Ma sono tutti sul secondo palo, che avvengono o i rigori o le espulsioni e tutti i autoreti e compagnia bella. Stasera ho sentito a proposito un'autotraversa da parte del cronista, che ha detto traversa della Juve, no, un'autotraversa, cioè era un'automobile che aveva una traversa, sì, che andava sopra la traversa. Allora, per finire, no, l'ultimo. Ma allora, prossima volta che vieni, mi dici così Colombo e Padova, non invito. No, ma io questa cortesia, ma io te lo chiedo veramente. Io dicendo tutto questo, ha detto cose giuste. Ma dicendo tutto questo, giusto, no, non ho dubbi. Aspetta, no, possono essere anche ingiusti. Io le dico tutte e poi vi lascio campo. Allora, possibile che nell'Inter, con tutti i soldi spesi in 10, 20, 30 anni, non siano passati i giocatori giusti? Arrivava Gagliardini, era il nuovo Pelé, arrivava Brozovic, era così, e quell'altro. Non è così. La squadra si fa una rivoluzione ogni anno, poi per perfezionarla in 3-4 anni si cambiano 1-2 pedine e la squadra viene fuori. Mentre invece, e infatti il Napoli l'ha dimostrato, ne ha cambiati 2 e nessuno se ne è accorto. Ma quando si fanno le rivoluzioni a Inter Milan le rivoluzioni sono quotidiane, e dopo è difficile pure individuare chi è regista e chi è centravanti. No, però in questo momento per me è vero quello che dice, però se c'è un ruolo scoperto è proprio quello. Sono d'accordo. Perché quando sentivo parlare di Modric dico, ecco, perfetto, l'Inter diventa una squadra vera. È possibile che nel mondo non ci sia? Lo so. E questo è il problema. La Juve ha Pjanic, ha Betancourt, c'è giocatori, voglio dire. Quindi questa è la differenza nella continuità di rendimento di una squadra. La continuità di rendimento di una squadra deriva dal centrocampo, sia in fase offensiva che in fase difensiva, nella copertura, nel chiudere i varchi, nel proteggere la difesa. Tu hai detto per esempio adesso Pjanic Betancourt, no? Io se vado a giocare sul campo del Manchester City e vado con Pjanic Betancourt insieme, io non sono tranquillo. Ma tu dici, hanno provato a mettere un po' caso, fuori. Non a caso io ero fissato per Torreira dell'Arsenal adesso. Che adesso sta facendo 30 milioni. Ma alla Sampdoria io ho scritto anche sui miei blog tutti articoli, ma se lo sono presi tutti con me a dire che mi ero fissato con Torreira. Ma come fissato? Quello è un furino con i piedi di capello. Ma io non so come 30 milioni, 10 milioni, ma adesso dice la Juve o l'Inter, ma no, qualsiasi squadra italiana, possibile che l'Arsenal l'abbia fregato tutti, e non è una sola squadra. Torreira fa le due fasi, certo,
Pasquale Gallo, secondo te Torino da Europa League, Torino addirittura che potrebbe sognare il grandissimo colpo, visto che comunque i punti dalla zona Champions sono soltanto 4, Pasquale? Allora, vedendo la classifica, ma anche senza vederla, siamo al 12 dicembre, sì, al massimo il Torino, la Fiorentina, la Lazio, tutte queste squadre qui possono sperare di farsi un buon Natale, con la speranza che la classifica possa essere quella dopo 4 mesi, perché a 5 mesi dalla fine del campionato io credo che non ci sia né sentenze, né speranze, né niente, è solo che partita dopo partita ti puoi costruire un percorso. Poi, se l'obiettivo per le società italiane in un campionato che non è il migliore come quando c'erano Zico e compagnia bella, è quello di fare il 5º posto per entrare in Europa League. Sì. E allora, se quello è un obiettivo, mi sembra che sia poco ambizioso.